siamo nel 2011, dopo Cristo. Abbiamo iniziato nel 1999 a girare. Questa è la settima serie, l'ottava. Abbiamo fatto fino ad ora 144 episodi, ma vanno aggiunti questi 24 che stiamo facendo, il che fa 168 forse. Dal 98 al 2011 saranno una ventina d'anni. Io sono subentrato dalla sesta serie. Quindi correva l'anno? 32. 16:43 in un terzo per macchina. Io devo fare un controllo sull'amico di Stoppone, se è morto. Secondo me, maresciallo, Giulia, la vittima, deve aver saputo di quel segreto. Scusa, rifate. Sì. Per fortuna l'entusiasmo non è mai venuto meno. Perché non siamo stanchi? Perché tutte le storie sono uguali. No, tutte le storie sono diverse. Se uno cambia, cioè, ma hanno cambiato. Se uno fa la stessa cosa, ma è sempre la stessa cosa. Allora bisogna cambiare senza che nessuno se ne accorge. Penso cosa molto rara in Italia, siamo rimasti gli stessi da 10 anni a questa parte e andiamo molto d'accordo. Io credo che Don Matteo senza Frassica che fa il maresciallo Cecchini, senza Natalina che fa Natalina e senza gli altri, Pippo, sarebbe impossibile portarlo avanti. Natalina, ma che hai fatto? Una buca. Beh, è una frattura scomposta. Che faccio io, mo, così? Lo chiedo io. Non ce la faccio, non ce la posso fare. È possibile. Nessuno. Questa scena si termina. Oh. Io è come se avessi tre vite, no? Natalie, francese, completa. Natalie italiana e Natalina Don Matteo. Io faccio dei posti di blocco sotto casa mia. No, questo è entrare nel personaggio. Adesso sono in borghese, ma a casa mi vesto da maresciallo. Il capitano e mia figlia Patrizia, sempre insieme a fare progetti, tutta questa intimità, tutto sto ciucciù. Che male c'è? Sono fidanzati. Uno con chi si va a fidanzare? Col capitano, col mio capitano. Per cui automaticamente divento suocero del capitano, padre della figlia e figlio del padre, marito della moglie e moglie del marito. Che cos'è, un foulard? No, papà, è il vestito per la cena con la madre di Giulio. Tesoro, che dici? Piacerà a tua madre? Non deve piacere a sua madre, deve piacere a tuo padre. Sono fidanzato con la figlia di Cecchini e che succederà? Grazie dell'invito, signora, gentilissima. Non c'è di che. È la moglie del maresciallo Cecchini. Secondo me lei proprio a te ti adora. Sì, caruccia, poverella, ma prima che diventi una donna, ammesso che lo diventi mai. Poi ci sono delle new entry. Eccola, la possiamo dire. Quindi no, questa non è una donna, lei è la donna. Eleonora Sergio. Stiamo aspettando il mastino, che tra l'altro è pure sta facendo tardi. Il mastino è puntualissimo. Andrea Conti, sostituto procuratore. Le novità in Don Matteotto era, io avevo proposto di farmi prete. 2 anni fa volevo a tutti i costi fare io Natalina e non me l'hanno fatto fare neanche quella volta. Ma la novità che c'è una novità su Don Matteo, c'è una ragazza. In Don Matteo 8 interpreto Laura, si chiama come me. Viene consegnata dal suo padre, che era un vecchio amico di Don Matteo, tiela tu per un po', dice, a proposito, scusa, ma è anche incinta. Grazie mille. Arriva come un uragano nella vita di Don Matteo. È come se una figlia fosse arrivata in canonica. Mi dici la tua battuta? Benissimo, perfetto. Mi dai la bambina del miracolo? Movimento, azione. Ci sono due modi di vivere la vita. Uno è pensare
che niente è un miracolo. L'altro è pensare che ogni cosa è un miracolo. Ma sì? E che santo lo dice? L'ha detto Albert Einstein. Stop! Sì! Stop! Stop! E io quando arrivo, ovviamente a 16 anni non sono felice di vivere con un prete in canonica e quindi me la prendo con chi ho intorno. All'inizio lo chiamo addirittura corvo, becchino, in tutti i modi, tranne che Don Matteo. Che c'hai, corvo? Sono stato a trovare tuo padre. Sarei contento adesso. Prima l'hai denunciato, poi l'hai fatta arrestare. Adesso che me l'hai detto puoi anche andartene. Don Matteo è un uomo, prima di tutto, è un uomo che crede molto nel cambiamento, crede che le persone possano cambiare in meglio. È un prete attento, un prete che sembra sta in disparte, ma vede tutto, sa tutto, fa tutto, conduce tutto, dirige tutto. Diciamo, il personaggio di Don Matteo è abbastanza mio, nel senso che io non l'ho affrontato come personaggio di un pretino, eccetera. Io sempre tengo in mente che la tonaca e il mio vecchio spolverino diceva di mio nome nessuno che mi diede Sergio Leone, solo che c'è un colore diverso. Cioè, c'è un po' di trinità anche in Don Matteo. Alcune volte me lo permettono, dice adesso fai quella cosa così. Sì, ce l'è qualche volta. E soprattutto nei momenti in cui lui arriva prima con l'idea, con il pensiero, quando la sa più lunga, oppure quando fa il finto tonto, magari col capitano. Se noi togliamo la tonaca, a Terence sotto c'ha la divisa da maresciallo, perché c'ha un animo investigativo. Indistruttibile, come nei film con Bud Spencer. Questo, il baffo di Nino Frassica. Vabbè, farò un controllo su Stoin Berardi. Faccio questo controllo su Fabio Berardi. Arrivederci. Grazie a te.